Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Chan. Questi titoli di oggi. Sconfezionamento mascherine. Federfarma ringrazia le amministrazioni regionali della Campania, dell'Emilia-Romagna e del Lazio. EMA in prima linea per la gestione delle carenze da Covid-19. Decreto liquidità pubblicato in Gazzetta. Provvedimenti anche per le farmacie. Piemonte, il mondo della farmacia, dona 350.000 euro alla regione per l'emergenza coronavirus. Federfarma Roma, una donazione agli ospedali Covid per ogni mascherina acquistata dalle farmacie romane. Federfarma rivolge un sentito ringraziamento alle amministrazioni regionali della Campania, dell'Emilia-Romagna e del Lazio, che hanno saputo prontamente cogliere le esigenze rappresentate fornendo indicazioni puntuali sullo sconfezionamento dei pacchi di mascherine e sulla loro dispensazione anche in forma singola da parte delle farmacie. Federfarma chiede alle istituzioni competenti se sia possibile obbligare una farmacia a consegnare ad un singolo utente una confezione di 50 mascherine chirurgiche, sottraendone la disponibilità in maniera irrazionale e provocando evidenti danni nei confronti della collettività. E se sia possibile esporre le farmacie al rischio di pesantissime sanzioni amministrative per aver venduto mascherine singole sconfezionate. Interrogativi che ancor prima di essere posti sono stati tradotti da queste amministrazioni regionali con misure volte sia a tutelare la salute dei cittadini sia ad evitare quell'alterazione alla fonte dei prezzi di cui le farmacie sono le prime vittime. Uno dei problemi creati dall'emergenza Covid-19 è la regolare disponibilità dei farmaci usati per contrastare la malattia nei confronti dei pazienti contagiati, sia a livello clinico che domiciliare. Considerata l'urgenza legata alla carenza di farmaci essenziali per la cura di Covid-19, l'EMA si è subito mossa creando assieme alle industrie farmaceutiche il cosiddetto sistema iSpoC. Grazie a tale sistema ogni industria comunicherà direttamente all'EMA anche per i farmaci autorizzati a livello nazionale carenze effettive o prevedibili di farmaci critici per la risposta a Covid-19. Parallelamente le industrie continueranno ad inviare i propri report alle agenzie nazionali del farmaco. Se questo meccanismo ha l'obiettivo di mitigare e per quanto possibile prevenire le carenze in questo difficile momento, parallelamente l'EMA si è preoccupata di lenire una delle principali cause delle carenze prima dell'avvento di Covid-19, ovvero l'eccessiva esternalizzazione verso i siti produttivi. Le misure urgenti riguardano la velocizzazione delle procedure burocratiche per l'autorizzazione di nuovi siti produttivi, mentre è in discussione con l'industria l'incremento delle capacità produttive per i farmaci usati per il Covid-19. Una circolare Federfarma fa sapere che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile che contiene norme per garantire liquidità alle imprese e disposizioni relative al differimento del versamento delle imposte per i mesi di marzo e aprile 2020. Grazie all'intervento di Federfarma, il credito d'imposta per la sanificazione è stato esteso all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Ammonta a 350.000 euro la donazione che il mondo della farmacia piemontese ha deliberato di versare alla Regione come contributo diretto ed immediato alla gestione dell'emergenza coronavirus nella Regione. Federfarma Torino, l'associazione titolare di farmacia di Torino e provincia, hanno deciso di devolvere alla Regione Piemonte un'importante cifra perché possa essere utilizzata per le necessità che la stessa Regione deve affrontare. In un momento così difficile per il nostro territorio regionale e nazionale, ci è sembrato doveroso contribuire anche in questo modo alla lotta contro il coronavirus, dichiarano Marco Cossolo, presidente di Federfarma Torino e Federfarma Nazionale, e Massimo Mana, presidente di Federfarma Cuneo e Federfarma Piemonte. I farmacisti sono tra coloro che da settimane lavorano in prima linea insieme ai medici, infermieri e volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Luigi Cardi. Un impegno a cui si aggiunge anche questo gesto di generosità per cui desideriamo ringraziarli al nome del nostro territorio.
Per ogni mascherina acquistata dalle farmacie romane, 25 centesimi saranno donati alle strutture che hanno più bisogno di aiuto nella lotta al Covid-19 e che saranno indicate dalle autorità sanitarie competenti. Lo annuncia Federfarma Roma, che con Assifar Servizi ha acquistato sul mercato mascherine di tipo FFP3 senza valvola e le mette a disposizione delle farmacie associate che volessero acquistarle. Federfarma Roma si fa promotrice di questa iniziativa benefica, tramite la quale, a fronte dell'acquisto da parte delle farmacie associate delle mascherine destinate poi alla vendita al pubblico, potrà sostenere concretamente gli ospedali, commenta il presidente di Federfarma Roma, Vittorio Contarina. Se tutte le mascherine a disposizione verranno acquistate dalle farmacie, contiamo di arrivare a donare circa 20.000 euro alle strutture sanitarie, cifra che potrà essere incrementata da ulteriori nuove tranche di mascherine in arrivo. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Il telegiornale di Federfarma Channel torna la prossima settimana. Buona giornata!